Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video di Greco Antico. Oggi proseguo con le subordinate e parlo delle subordinate ipotetiche. Nei video precedenti, se vi ricordate, ho parlato di altre subordinate, quindi ho spiegato cosa sono in greco come anche in italiano, ho parlato per esempio di causale, finale, temporale, dichiarativa e così via. Oggi, come dicevo, andiamo a parlare delle subordinate ipotetiche, anche chiamate condizionali, esattamente come in italiano. Ma quindi vediamo innanzitutto di che cosa sto parlando. In greco, come in italiano, esiste il periodo ipotetico, formato da due proposizioni o frasi, ciascuna con un verbo a testa ovviamente, di cui una è chiamata apodosi ed è la cosiddetta reggente, che solitamente è anche la principale dell'intero periodo. L'altra invece è chiamata protasi ed è la subordinata in questione, ipotetica o condizionale, chiamata così perché è la subordinata in cui c'è la condizione, l'ipotesi, che dipende chiaramente dalla reggente o principale. In italiano troviamo tre periodi per quanto riguarda il periodo ipotetico, a seconda se la condizione o ipotesi siamo certi che avvenga e quindi siamo nel campo della realtà, e di solito il verbo utilizzato è di modo indicativo. I tempi dipende chiaramente dal tempo della principale, in modo da rispettare la cosiddetta consecutio temporum. Poi possiamo avere il periodo ipotetico della possibilità, quando l'ipotesi è solo possibile, non siamo certi che avvenga, che avverrà, ma non possiamo nemmeno escluderlo. E infine abbiamo il terzo periodo, quello chiamato della irrealtà o impossibilità, che è la stessa cosa, e qui siamo proprio sicuri che non potrà mai avvenire, mai realizzarsi l'ipotesi in questione. Questo per quanto riguarda l'italiano, che vede come congiunzioni ipotetiche la congiunzione se, oppure la congiunzione qualora e sinonimi, ma di solito si utilizza se. Per quanto riguarda il greco, abbiamo cose molto molto simili, nel senso che anche qui vi dicevo c'è il periodo ipotetico formato da protasi, cioè la subordinata, e apodosi. Per quanto riguarda i periodi, quindi abbiamo uno in più, non più solo tre ma quattro. Abbiamo allora il periodo ipotetico della realtà, della eventualità, ecco il periodo in più, della possibilità e della irrealtà. Quindi quattro periodi ipotetici, ognuno con un modo verbale ben preciso. Mentre per quanto riguarda le congiunzioni, diciamo che qui siamo avvantaggiati in quanto abbiamo una congiunzione sola. È la congiunzione ei, che appunto vuol dire se in italiano. Soltanto nel secondo periodo, oltre che ei, possiamo avere anche la congiunzione ean, che vuol dire letteralmente qualora, ma naturalmente la possiamo tradurre anche con se e basta. Questo per quanto riguarda le congiunzioni. Per quanto riguarda i verbi da utilizzare, vediamo quali sono i modi che vengono usati, chiaramente sempre e soltanto nella protasi, parlo di questo. Allora, vediamo. Per il primo periodo, quello della realtà, il verbo della protasi va al modo indicativo. Per il secondo periodo, quello della eventualità, il verbo nella protasi va al congiuntivo se dipende da un verbo reggente di tempo principale, un presente per esempio. Invece, se l'ipotesi in questione è al passato, allora useremo un modo diverso, non più congiuntivo ma ottativo. Terzo periodo, quello della possibilità. È chiaro che eventualità e possibilità sono molto sfumati fra loro e quindi utilizzeremo magari in italiano delle congiunzioni un pochino diverse per rendere l'eventualità, ad esempio con la congiunzione qualora. Tornando al periodo della possibilità, qui il verbo della protasi è ottativo. E per finire, quarto e ultimo periodo, quello della irrealtà, che esprime quindi anche qui come in italiano un'ipotesi che proprio è impossibile,
Abbiamo il verbo, questa volta nuovamente indicativo, ma sempre di tempo storico, ovvero un tempo passato. Questo per quanto riguarda il periodo ipotetico. Se vi ricordate, la volta precedente, nel video dedicato ad altre subordinate, vi avevo parlato della concessiva e grazie a quella vi avevo anticipato l'ipotetica. Per quale motivo? Perché se accompagniamo alla congiunzione ipotetica ei la congiunzione kai, kai vuol dire e, ma vuol dire anche, pure, di conseguenza è una congiunzione non subordinante ma coordinante di tipo copulativo. Allora, dicevo, se accanto a ei aggiungiamo kai, ecco che abbiamo anche se, ovvero la congiunzione concessiva che introduce appunto la subordinata concessiva. Questo per quanto riguarda il periodo ipotetico, per quanto riguarda, perché no, anche la subordinata concessiva. Quindi, pensando a tutte le subordinate che ho detto in questo video e nei video precedenti, vediamo quali negazioni utilizzare a seconda della subordinata in questione, perché le negazioni in greco antico sono essenzialmente due, u e me. U si usa per negare un fatto reale, certo. Me invece si usa per negare il pensiero, quindi se stiamo negando qualcosa che non è sicuro al 100% oppure che non è di nostra volontà ma che riporta un pensiero, per esempio, altrui. Per quanto riguarda le subordinate, abbiamo u nelle causali, nelle dichiarative e nelle consecutive che però vogliono il verbo all'indicativo. Me invece si usa nelle proibizioni, nelle finali e nelle consecutive, ma questa volta con il verbo di modo indicativo. Mentre la prossima volta completerò i video di grammatica greca dedicati alle subordinate con le interrogative, spiegando cosa sono le interrogative, non solo per quanto riguarda le subordinate, ma anche, perché no, le interrogative dirette, cioè le domande vere e proprie. E accanto a esse è ovvio che esistono le interrogative indirette, questa volta sì subordinate, esattamente come in italiano. Di conseguenza continuate a seguirmi, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!